allora Spilimbergo, abbiamo l'assessore Filippuzzi Bernardino, ce l'abbiamo qua. Bernardino, non abbiamo chiesto l'assessore, assessore a? All'epidemiologia. Certo. Ciao Lino. Alla prevenzione. Alla... Michele, prestami la fascia, che l'ho lasciata l'autista, però non so perché è andato a mettere la Marco Righi, che stava meno. È che non la fascia lì mi trovo il mio autista con la fascia, ma non so, è venuto giù con l'autista. L'autista è l'autista suo, è il sindaco, è sua moglie. Sindaco, non ho specificato come quello che non dipende dal comunale. Non ho detto che preferiva andare perché c'era quelli che si trova bene, e però ha la fascia in macchina. No. Ecco, però Michele. Anche Piero Marazzo andava in giro con un autista, però. Non al Marcolin, non andava al Marcolin. Allora la fascia è rimasta nel bauletto della 500. Ma buono, non è che facciamo polemica. Sì, sì, sì. Allora. Colussi qua, penso che è una fascia non. Poi abbiamo il segretario in comune, Se l'ha tatuata. Siamo in baruffo con Michele, gli ho chiesto per quello. Prova a fare un consiglio comunale questo qua, vedrai come va a finire. Non ci sono problemi. Allora, siamo qui per premiare. Sì. Momento retorico, ma anche no, ma anche vero. Perché qui parliamo di gente vera, sincera, normale. Sto esagerando. Direi proprio che sì, come chiamiamo come assessore. Come assessore. Allora c'è un problema. Attenzione. O ti giri così la faccia diventa giusta. O ci giriamo di qua. Dai, ti giri così. Secondo me adesso è sbagliato. Quella storia del. Lo so perché ci si mette davanti allo specchio a farlo di solito. La storia del Bertrando. Davanti allo specchio ti accorgi su Bertrando. Quella storia del Bertrando. E poi. Per chi non lo sa, sono chiamati Bertramini perché hanno tirato giusto vescovo a cavallo. Comunque fai il vescovo Bertrando l'ha tirato giù. Allora, ragazzi, quello di prima. Cioè... È così. Allora, calma, è così. Riassunto. Chi è che era a cavallo? Allora. Il vescovo Bertrando. Penso che sia stato il 1157. Ma invento una data, no? C'è qualcuno che sa sta roba? No, allora va bene. Claudio, sa. Allora, siamo nel 1157. Io sono nato a Treviso, quindi voglio dire, con i Bertramini. Ho solo mia mamma e mio papà, perché Filippuzzi è un cognome, mia mamma è come noto, quindi ce lo spremo perché se dopo. Ma cosa gli avete dato a bere? Ho uno staff. Siamo nel 1157, dove? Beh, dalle parti penso proprio vicino al laghetto, no? Mi sembra che abbiano tirato giù, no? Dalle spese. Andiamo dalle quaie. Ma non so se per rubare il cavallo. Il vescovo era a cavallo. Era a cavallo. Da solo? No, era accompagnato dal. Dobbiamo essere precisi. Dal parcheggiatore che doveva andare a parcheggiare. dai. Bravo, così mi piace. Vabbè, no, io sono assessore all'umorismo, no? Allora. Vabbè. Andrea Basso. Lo conosci? Lo chiamiamo perché lo conosciamo. Ciao Andrea. Eccolo qua. Complimenti. Allora, Andrea, tu sai, conosci questo assessore? A dire il vero, no. No. Però da oggi in poi non te lo dimenticherai più. Assolutamente. Perfetto. Allora, tu hai fatto il liceo scientifico M. Grigoletti, qui a PNE. Hai scelto il Brocca. Sì. Come mai? L'indirizzo linguistico praticamente. Ecco. Il mio interesse era le lingue, quindi mi sono indirizzato verso quel settore. Adesso l'hai perso l'interesse? Ce l'hai ancora? No, adesso adesso ambito scientifico. Adesso biotecnologie. Cosa fai? Biotecnologie. Dove? A Udine. Cosa dici? Cosa stiamo dici? Salendo di livello. Stiamo salendo di livello. Biotecnologie, bene. Sì, non è che sia di mio grande interesse, perché adesso cambierò, però ho iniziato con quelle, insomma. L'importante è avere le idee chiare. Bravo, ma guarda che accorgersi che... Sono. Sì, sono laggiù. In fondo. Ormai è tutto così. La mamma? Perché almeno la tua mamma Sì, perché il mio obiettivo era medicina e quest'anno sono passato, quindi il prossimo anno cambierò medicina. Non c'è più il test il prossimo anno?
per forse, quello che è passato. Credo, non lo so. No, sei passato quest'anno. Sì, sono passato. Ho fatto il test e sono passato. Quindi farà medicina. E quindi basta biotecnologia e con medicina, insomma. Bravo, bene. Medicina. Sì, perché, sì, beh, comunque la biomassa con la medicina... E gli diamo 500. Sento tutto quello che spende di viaggio spostarsi 500 euro quando consegna piccolo, il premio, riceve il premio, riceve sì. La mano, il microfono a me. Grazie Andrea. Grazie Andrea.